Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzo Ziboni, sono il presidente dell'Associazione Temporanea di Scopo, Lago Dendine, per gestire la pesca su questo lago. Un lago con dei diritti esclusivi di pesca dei quattro comuni riveraschi che risalgono all'epoca veneziana, 1604, e la popolazione era in grave difficoltà per il mantenimento delle proprie famiglie. Hanno avuto questo lascito da parte del Doge di Venezia, ripeto 1604, per poter usufruire della pesca del pesce di questo lago. Si è tramandato, è stato rinnovato negli anni e ultimamente la gestione dei quattro laghi è stata messa a bando. La federazione con l'Associazione Pescatori Sportivi di Bergamo, nostra sezione affiliata al CONI e alla federazione, ha partecipato a questo bando e l'abbiamo vinto. Da circa un anno stiamo gestendo la pesca di questo lago, molto fruttuosa, con tantissimi pesci. Abbiamo dei riconoscimenti a livello di car fishing, riconosciuto a livello europeo, ci sono parecchi lucci, anche luccio italico, di cui magari ne parliamo un secondo dopo, e tantissimi black bass di varie pezzature e di tutte le classi d'età. Per quanto riguarda il luccio, anche quest'anno, marzo-aprile, abbiamo provveduto alla cattura di esemplari adulti, riprodotti artificialmente, addirittura in barca, senza portare via nessun esemplare. Le uova che siamo riusciti a fecondare le abbiamo portate nel piccolo incubatoio di Endine, incubatoio ittico, dove le abbiamo fatte schiudere, portati questi lucetti a 2 cm di grandezza e liberati immediatamente in lago. Per il car fishing, molto importante per questo lago, dicevo riconosciuto a livello europeo, vengono tantissimi pescatori dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Francia, e per le sue regine, queste carpe selvatiche, e dove vige il regolamento di non asportare assolutamente nessuna carpa. Addirittura ci sono dei carpisti, dei nostri atleti, dei nostri tesserati che le riconoscono nome per nome di queste carpe. Si può fare la pesca diurna e notturna alle carpe con l'obbligo di rilascio immediato dei pesci. Come accennavo poc'anzi, per la gestione della pesca di questo lago abbiamo istituito un libretto segnapesci, non quanto altro per il controllo dei pescatori, ma per avere una situazione veritiera per quanto riguarda la struttura del lago, per quanto riguarda i pesci. Infatti è il primo anno dopo parecchi anni, dal 2016 ad oggi purtroppo non sono stati fatti più né ripopolamenti né censimenti della fauna ittica. La federazione con l'Associazione Pescatori Sportivi di Bergamo, con questo libretto segna catture, a fine anno raccoglieremo i dati e in base a quelli vedremo di aggiornare le semine che abbiamo per la fauna ittica. Attualmente nel 2023 abbiamo seminato più di 5.000 lucetti di oltre 2 cm di lunghezza a sacco vitellino riassorbito, oltre 10.000 tinchette e 50 kg di anguille ragani. Abbiamo anche posizionato più di 100 fascine
per la riproduzione, per l'aiuto alla riproduzione del persico reale e oltre che alla riproduzione anche per lo svezzamento dei piccoli pesci, dove in queste fascine sommerse trovano rifugio. Ciao, sono Luca Meni, insieme in barca con Ferruccio Perletti. Siamo a pescare sul lago di Endine, in provincia di Bergamo, a una trentina di chilometri da Bergamo. Per pescare nel lago di Endine serve la licenza federale, IPSAS, la licenza della regione Lombardia e non in ultimo il tesserino segna catture che ha lo scopo di fare un censimento sui pesci presenti nel lago. Nel lago ci sono molte specie presenti che vi illustrerà il mio fedele compagno di barca Ferruccio Perletti. Ciao, sono Ferruccio. Qua noi amiamo pescare i predatori dal luccio al persico al bass. Per il carp fishing si possono fare i permessi direttamente al Puca per tutte le prenotazioni. E ci sono i vari invece in base alle specie periodi di divieto che potete trovare tranquillamente nel tesserino segnacatture da compilare, vi ricordo, tutte le mattine prima di uscire a pescare. Vi ricordo anche che nel lago ci sono presenti due zone di riserva, una è proprio qua di fronte a noi che è ben delimitata dalle boe gialle e l'altra invece si trova in fondo al lago a Endine, anche quella ben delimitata, dove c'è tutta la zona canneto in fondo al lago. Tutti noi ormai pratichiamo solamente catch and release, quindi foto del pesce pescato e immediato rilascio. Per la pesca nel lago d'Endine chiediamo gentilmente ai pescatori di avere la licenza di pesca governativa in esercizio sia per la Lombardia sia per tutte le altre regioni con le varie esenzioni che ci sono. Per esempio in Lombardia fino a 18 anni per l'utilizzo della sola canna e gli ultra 65 anni non hanno la tassa governativa da pagare, i famosi 23 euro. La tessera federale per tutti e con la tessera federale viene rilasciato gratuitamente per il 2023 un tesserino segna catture che bisogna compilare con la data prima di iniziare la pesca. Anche i ragazzi inferiori ai 18 anni devono munirsi di questo tesserino. È molto importante perché poi occorre a fine anno per un vero e proprio censimento della fauna ittica che c'è nel lago. Sul lago d'Endine già da parecchi anni, si parla del 1970, essendo una riserva, gli allora amministratori pubblici hanno gestito molto bene questa faccenda, vietando qualsiasi motore a scoppio, logicamente a parte la vigilanza ittica, perché questi motori, si parla di 50 anni fa, portavano inquinamento al lago. Negli anni 95-2000 hanno autorizzato l'utilizzo dei motori elettrici a scoppio solo per la vigilanza ittica. Thank you.